martedì, martedì prossimo presenterò in consiglio una mozione per chiedere la chiusura dell'inceneritore H. Chiederò la chiusura perché è estremamente vecchio, questo inceneritore è stato costruito e partito nel 1972, quindi ha 48 anni, un inceneritore estremamente obsoleto, ma non solamente perché questo è vecchio, ha avuto un incendio poco tempo fa, questo per poterlo risistemare si verranno a spendere all'incirca oltre 4 milioni di euro, pochi mesi fa hanno speso altri 4 milioni per rimettere a posto i filtri, questo sta a significare che probabilmente prima non funzionava così bene, perché uno non spende 4 milioni se le cose funzionano bene, ma non solo, brucia mediamente 100.000 tonnellate all'anno, quindi una piccolissima quantità. Noi abbiamo in Regione Lombardia 13 inceneritori che hanno una potenzialità di fuoco di circa 3 milioni di tonnellate, ma abbiamo un'ottima raccolta differenziata, stiamo facendo un'ottima raccolta differenziata, in sostanza quello che dovremmo bruciare o mettere in discarica è poco più di 1 milione o 1 milione e mezzo di tonnellate, abbiamo la potenzialità di 3 milioni di tonnellate, quindi cosa serve Acam, che è vecchio, non c'è materiale, devono spendere adesso oltre 4 milioni per sistemarlo, sarebbe decisamente meglio chiuderlo e chiuderlo immediatamente.